Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 12ª puntata della serie Terzisti. Oggi siamo qui con... Buon esame, ciao a tutti. Benvenuti a tutti. Allora, stiamo portando la colza a casa a Daniele, perché è la sua. E devo poi... pagare, quando vuoi? Ma dammi 3.000. Fai anche 2.000. È un bagno di sangue il tuo conto. Eh? È un bagno di sangue il tuo conto. È un bagno? Di sangue! Che cosa? Il tuo conto? Oh. Mi devo far pagare bene anch'io. Cosa se ci passa? Sì. Più che altro che non so dove devo andare. Qua, perfetto. Ma aspetta, posso scaricarlo anche qua? Daniele, sai vero che hai un altro silos in farm? Ma se avevamo guardato non c'era. Boh, me l'ha appena fatta scaricare da un'altra parte. Vuoi venire a vedere? Me l'hai data le hacche. No, no, vieni qua. Qui dentro. Quindi mi fa scaricare tutto. Cioè, perlomeno. Sono abbastanza sicuro. Io ho provato a mettere la colza e me l'ha presa. Perché è che sta, ecco? Perché l'ho preso io per concimare. Ah, tu mi devi ancora fare i prezzi, tra l'altro, Di che cosa? Boh. Concimare, credo. Non me lo ricordo più, non me le segno le cose. Cioè, sei tu che ti devi far pagare, dovresti saperlo tu. Che cazzo tu sai, io? Ogni tanto se mi ricordo come mi chiamo. No, credo che tu... io ti debba pagare per... concimazione sicuro. Questa concimazione qua. Trebbiatura non so se ti devo pagare questo. Un attimo che vado a prendere il foglio. Sì. Questo è la prossima comunque. Adesso il trattore cammina, va bene per fare i trasporti. Ci abbiamo un carro più grande che volendo possiamo prendere quello, per questi campi grandi effettivamente. Però va bene anche questo. Ok, qua. Qui stiamo ragghiando. L'erba non è fieno, perché fieno ne abbiamo un bel po' da parte. Ora facciamo erba per tenere erba, che possiamo farla diventare insilato o fieno quando vogliamo. Quindi, tu qual è che hai? Come? Hai il 2, giusto? Io ho il 2, il 17, il 18 e il 7. Allora, io te faccio la concimazione per te. Che quella che ti ho già fatto ti devo fare a te. No, quella che mi hai già fatto ma te la devo pagare, sicuro. Ok, io. Allora, 2. 17. Io non mi ricordo, dovrei segnarmeli anch'io. Poi diventa un casino, se no. Non so se effettivamente ha tanto senso ranghinare come sto facendo, perché tutto sali scendi. Però oramai l'ho fatto così. Ogni volta ranghino in un modo diverso. E ogni volta sfalcio in modo diverso. Quindi sarebbe da prendere. Concimazio so 14.000. Come, non ho capito? 14.000. Sì, ma quello che hai detto prima? Solo della concimazio. Ah, 14. Perfetto. E niente, abbiamo portato un carro di fieno a Samu per 12.500 euro. Così c'è un pochino di sostento. Ah, guarda un po' che probabilmente Samu ti dirà se vuoi il suo liquame barra letame, Daniele. Ah, c'ho il debito 480.000, se lo tieni. Come? C'ho il debito 480.000, se lo tieni. Vabbè, ma per più in là, tipo. Suppongo. Poco più in là.
Non lo so, comunque te lo dirà perché lui non sa cosa farsene. Ne abbiamo parlato l'altra sera. O forse anche stasera, non me lo ricordo più. Comunque sì, mi ha detto che poi te lo dovrà dare in poche parole, in qualche modo. Magari facendo qualche incentivo. Non so. Usare quello invece che quello chimico. C'è qualche incentivo, che ne so. Sono due more Sam, uno sul campo 1 e uno sul campo 28. Ti ricordi quando sulla che mappa era? Quando facciamo la serie terzisti, la Ma prima. quella era sospesa. Cazzo, sotto casa. Eh? No! Che ha fatto? Fido, fallito. Nanofto! Ah, hai finito gasolio? Porca Totona! Dio santo! Questo ti costerà caro, mi sa. E mo va fallito. Mettimi le mani che la faccio volare! Aspetta. Che poso il ranghignatore, arrivo. Tanto ci devo fare l'abitudine perché tra te e Samu siete già rimasti a piedi, io per fortuna mai. Io, questa qui è la mia prima volta su Farming. No, io è la prima serie dove non sono mai rimasto a piedi, no? Su tutte le serie rimango a piedi, qua mai, qua ancora no, perlomeno. Cosa può fare? Aspetta, che arrivo. Così, mi è salito, ma non ha toccato go, perché si è spenta? Sei ingolfata. Bagascia, bevi troppo! Quante ore c'ha? 12 ore e 7, E credo. quanti pieni O ci hai 13 e 7. fatto? Eh? Quanti pieni ci hai fatto? Questo qui che andiamo a fare è il secondo. 12 ore e 9. Allora, mettiamo questo qui. E poi vediamo. Allora, dove stanno? Varie. Oh, Lunicola! Luca, mi dici mai? Sì, ma boh, secondo me non è verde. Pare Luscagna, ma Pare tutto tranne che un camion. la che è un apparecchio, eh. Una schifezza. Ma cos'è sta roba? Ma veramente dovrei comprare sta roba? Ma non c'è una cisterna del gasolio mezza decente? Cioè, trasporto animali? No, trasporto animali com'è? Animali e basta. Dov'è animali? Animali, dovrebbe esserci qualcosa che porta anche gasolio, no? No, perfetto. Che c'è? C'è la porta aperta Amazon. Ah, boh. Amazon, Zon. intendi? C. Mazon. Ah, ecco. Mi sa comprare per questa schifezza. No, è meglio se non scrivo. E che te pigli un Quanto gorbo? costa? 500 euro, No. ricomprarlo. Beh, Non fammi spendere prendo tanto, quello cazzo. originale, che me ne frega. Compra, no, noleggia. Sì. E sono 433 euro. La tua trebbia quanto porta? Che ti saggio, vieni. Ti guardo sulla P. Diecimila litri. 10.000? Ma Ma no. che 800 litri? Diecimila Ah, 800. Ah, voglia. litri sono. Ci vuole una settimana a riempirla qua. Ti verrà a costare 500 euro più il prezzo del diesel. Ma anche un po' di più, dai. Ah, L'ho pagata 430 io. ci guadagni pure tanto. Che paraculo. Non imbasti Capito il cazzo. sposti senza. Avanti. Ah. Ah, 845 sono praticamente 950 euro più quanto abbiamo detto? Qua 500. 1.500 allora. 1.500, cazzo, un rene.
Poi puoi dormire sonni tranquilli che la prossima volta diventano 3000, stai tranquillo. Ma te trincio. Oh, potevo portarti un litro così rimanevi a piedi di nuovo. Mentre cercavi di arrivare alla trincia, se preferi. Volevi. Poi Samuele lo avete spinto. Che è perché a me non mi spingete. E come faccio a spingerti, scusa? Ah, fa tutto, Ci stavi tutto. Appunto. Non carga! Come no? Ah sì, sta cargando. No. Cazzo dite. Finché guardo quello della colza, sono anch'io che non carga. Perché non ti pigli? Come? Ah, non si è ripigliata. Posto? Sì. Magari, aspetta. Quando è finito dimmelo che lo restituisco. Io faccio fare in questo modo. Ma hai fatto pagare 1500 euro e non è neanche pieno. Posso darlo via? Sì. È perché se te ne facevo, cercavo di farlo più pieno, poi magari non lo prendevo giusto. Cosa vuoi, che ci rimetto? No. Cine? No. Sì. Ah, la prossima volta stai più attento. Dopo la prima volta fa meno male. Dicono. Allora faccio abitudine così. Ma facci tu il callo, mica io. Ma a me sembra che quello che paga sei tu qua, Quindi. Ti dovrà trebbiare i campi o farli. Poi vediamo chi paga. Famo. Quello che devi fare a me è lo aumenti a lui, siamo a posto, no? Almeno. Aspetta, fammi far gasolio già. Ma che differenza c'è tra la bici e Io devo gli via la pre-8 e mezzo. Va bene. Il discorso che voleva cominciare, dubito che fosse così lungo, però. Dimmi. Che differenza c'è tra una bici che costa 3000 euro e una che costa 7? 7? Sì. Cambia i pezzi, Daniele. Ma no, che cazzo dici tu? Che più spendi, più costa. No, cambia i pezzi. Allora, se si metti un gruppo da 1000 euro, uno se metti un gruppo da 1008. Ma gruppo elettrogeno, che, dici? Che pesa 400 grammi di meno. Ma cos'è un gruppo elettrogeno? Tutto. No. Il gruppo di Durace e elettronico costa 2700 euro di listino. E che cos'è? Solo l'gruppo, lo cambio, i freni. Ah. Il radiatore, lo pacco pignolo. Come il radiatore? Lo pacco pignolo, lo radiatore. Quello davanti, per cambiare. Lo deragliatore. Sì. No, non è una macchina. ho capito il radiatore io. Tutto conta che. Io ho capito il radiatore. I tubolari della Samantha costa 120 euro. 120 euro a tubolari. Non ti conviene andare in macchina. Se pacchi un tubolare, ti tagli le palle. Per questo io vado in macchina e non in bicicletta. Le palle col tubolare, Simo, te le bastoni. Ma tu non c'hai il tubolare sulla tua bici? No, sì? No, c'hai io. La gamma d'aria. La mia è tenuta insieme con la corda. La mia è fatta tutta di corda e vinavi. Il cerchione? Vai direttamente col cerchione? No, vado con i piedi. Non zommati, non li vogliamo. Meglio. La ruota di marmo. Non di pietra, di marmo. Tiene meglio la strada. Ci vorrà molto tempo. Ci vorrebbe. Quanto andrebbe sto rimorchio al massimo? 20 all'ora, ci vorrebbe un trattore che riesce a tirarlo a 20 all'ora, no? Uno che lo tira a 12, a 10. Te neanche arriva a 10 questo. Cos'è che scrivo? Domattina alle 8 arriva la botte? Fosse un pelo più potente sto trattore non farebbe male. Ci vorrebbe un trattore nuovo.
Un bel Deus. Ma io volevo il 6R, però non lo so. Io voglio comprarmi il trattore. Ma tu guarda questo, ecco! Io penso che le persone non gli sta con la testa. Ma infatti. Ma una domanda, eh. Ma che perso fare i casini e non te ne accorgi? Quello è il peggio. E dai, io con gli audio da un minuto. Fate in glistele. Ma cos'è il tuo cliente? No. Ah. Un altro. Sto coso 5, allora. Non ce la fa più. Ci vuole un altro. Cosa faccio? Lo cambio? Il trattore? Sì, cioè no, non cambio, ne compro un altro più grande. Un altro? Questo qui può servire per fare razione mista, per fare... Cosa faccio? Col fast track? Che te devo dire? C'è ragione, c'ha... No, non so, io... Non mi sembra il caso che di... Che lo devi sapere? Sì, no, ma io dico, non mi sembra il caso, secondo me... Serie, sto cappellando tutto, secondo me lì, però... Vabbè... No, sono due modi di fare completamente diversi. Avete due modi di fare completamente diversi, nel senso. Probabilmente per quello. No, io ho le manie della grandezza. C'hai ragione anche tu. Come si mettono le frecce così, no? Sì. Tanto poi arriverà Farming 21 e cambieranno tutti i comandi di nuovo sul joystick, quindi... Bestemmio le notte, la luna le stelle. Massimo, che bestemmi che tu manco ce l'hai lo joystick. A posto, impegniamo tutto, finiamo dentro gli alberi, meglio. Ho anticipato un po' la curva. Perfetto, così abbiamo fatto anche un carro d'erba. E qui è comodissimo per fare poi razione mista, perché... Si può... Capacità erba esaurita. Aspetta, io ero già pieno d'erba. No. E cosa me ne faccio di questa erba? Oh, ora sì che fa un problema. Mi sa che mi tocca farla tutta diventare insilato. Penso proprio di sì. Vabbè. Non che sia un grosso problema, è che volevo tenermi l'erba invece. Beh, sto timone non si può regolare in qualche strano modo. Sembra tanto mongolo. No, non si può regolare. Fondi. Pagnè, dimmi. Se vado qua. Po. No. C'ho paura di quello che vi asimo. C'è io paura! Di averci è normale. Cos'è? Così? Che cazzo è? Sì, ma sta lagga come una merda! Ah, laghi poco! Parla un po', Simo! Ma non mi avviato qua! Simo, intrattienici, parla! No, ho smesso! Ma... Con questo video? Sì, io guardo sto video, Simo, ma tu poi dovrai vedere come parlavi tu. Del death? No, cancello il death! Cosa? No, sei puntato, non puoi. Non aprire il disco. Vabbè. Mi sa... Ma come fai a fare sta voce, Simo? Eh? Come fai a fare quella voce?
Non lo so. Non si sa. Devo regarmi da niente. Beh, non dovrebbe essere tanto. In giro con due carri dovremmo svuotare tutto, quindi. Va bene, dai, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. Primo. E tu mi guarda. Morasame. Guarda, è il sito. È tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.